Ciao a tutti, mio marito frequenta Escort. Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa, chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Prima di tutto, mescoliamo le carte. Nel frattempo, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, vediamo un attimino. Tagliamo, giriamo. E tra le tante carte a disposizione, ne scegliamo quattro casuali: la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, vediamo un attimino, concentrati su tuo marito e andiamo, puoi prendere tutto il tempo necessario, puoi anche stoppare il video, puoi farlo ripartire e poi scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? L'imperatrice, molto probabile, c'è un antagonista, donna materialista, quindi direi che calza a pennello. Carta numero 2, beh no, tuo marito rappresenta una figura spirituale, anche se con una moralità solida, anche se ultimamente si sta un po' corrompendo, quindi affinché non si corrompa del tutto, prova a cambiare un po' di atteggiamento magari. Carta numero 3, no, interessato a coinvolgimenti mentali, quindi se frequenta delle donne non sono sicuramente di quel tipo lì, ma sono donne con le quali si coinvolge mentalmente. E carta numero 4, no, perché c'è proprio l'unione, il sole, quindi le cose vanno per il verso giusto. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!